Benvenuti alla quarta puntata del 2013 di Electric Motor News. In questi 24 minuti dedicati alla mobilità ecologica, nel primo e unico programma italiano dedicato esclusivamente a questo tipo di veicoli, vedremo un servizio lungo che riguarda la SEAT con delle iniziative che sono state fatte sia a Martorell che a Barcellona e anche con un prodotto della casa automobilistica spagnola controllata dal gruppo Volkswagen. Vedremo anche l'Enel e quello che sta facendo per quanto riguarda le ricariche e le colonnine in Italia e anche una curiosissima monoruota elettrica che è stata presentata e che in giro negli Stati Uniti. Iniziamo subito allora con SEAT, con il primo blocco di questa quarta puntata di Electric Motor News, perché SEAT e il Porto di Barcellona hanno siglato un accordo che vedrà la casa automobilistica mettere a disposizione due prototipi elettrici per la ricerca sulle caratteristiche tecniche degli stessi. Si tratta di una Leon Twin Drive Ecomotive, ibrida plug-in, e una Altea XL Electric Ecomotive a propulsione completamente elettrica. Ramon Paredes, vicepresidente esecutivo per le relazioni governative e istituzionali di SEAT e del gruppo Volkswagen, ha consegnato le due vetture a Sixte Cambra, presidente del porto di Barcellona. E ora vediamo il primo servizio della SEAT e Altea, ovvero l'Altea elettrica della casa di Martorell. Vediamo. La SEAT prosegue il suo impegno verso le mobility e il futuro sostenibile. Con la nuova Altea XL Electric Ecomotive, la casa spagnola presenta un concetto tecnologico all'avanguardia con il quale, dal 2012, ha iniziato a effettuare un'ampia fase di test applicandoli a un intero parco di veicoli. Allo stesso tempo, la SEAT sta collaborando con partner esperti dell'industria e del settore scientifico e pubblico per lo sviluppo di un know-how e di infrastrutture intelligenti in Spagna. L'elettromobilità rappresenta uno degli elementi principali nella strategia verde della SEAT, insieme alla riduzione delle emissioni di CO2 sia nei modelli prodotti che nei processi aziendali. SEAT sta sviluppando la nuova Altea XL Electric Ecomotive, un veicolo elettrico a batteria con autonomia di 135 km, che grazie alle sue generose dimensioni è ben equipaggiato per soddisfare ogni esigenza di mobilità privata e professionale. Le mobility è una componente fondamentale della strategia aziendale della SEAT e ci consentirà di continuare il nostro efficace e costante percorso di miglioramento verso la sostenibilità e l'ottimizzazione delle risorse, ha affermato James Muir, presidente della SEAT Società Anonima. Nella riduzione delle emissioni siamo già un passo avanti. Più del 60% delle vetture che vendiamo in Spagna ha emissioni di CO2 inferiori a 130 grammi al chilometro e di anno in anno ridurremo ulteriormente questa quota grazie al contributo dei nostri futuri veicoli elettrici. Questi modelli saranno disponibili appena mercato e infrastrutture saranno pronti ad accoglierli. La SEAT è una casa automobilistica estremamente competente sul fronte delle tecnologie ecocompatibili. Negli ultimi anni, il consumo di carburante delle varie gamme di modelli è stato significativamente ridotto. La denominazione Ecomotive è diventata sinonimo di veicoli particolarmente efficienti e ha ottenuto un grande successo sul mercato. La SEAT sceglie l'elettricità. Con l'Altea XL Electric Ecomotive stiamo mostrando semplicemente quanto sia avanzata la nostra tecnologia, ha dichiarato Matthias Nrave, vicepresidente per ricerca e sviluppo di SEAT. Abbiamo scelto intenzionalmente la Altea XL per il primo parco di veicoli elettrici, poiché ci permette di testare un'ampia serie di situazioni d'uso, in quanto anche la mobilità urbana presenta numerose sfaccettature. Ora la SEAT sta per compiere il passo successivo, testando i propri concept a livello di parco veicoli. La SEAT Altea XL Electric Ecomotive aggiunge una nuova dimensione all'idea del veicolo elettrico a batteria. Grazie a generosi interni e alla sostanziale spaziosità del bagagliaio, l'Altea XL con zero emissioni
si presta a soddisfare le esigenze di spazio e utilità di una famiglia e quelle legate all'utilizzo professionale, come nel caso ad esempio dei taxi. Grazie al suo package intelligente, il generoso comparto batterie integrato risulta privo di qualsiasi restrizione. I moduli sono comodamente collocati sotto i sedili posteriori e nel fondo del vano bagagli. La tecnologia di guida e l'elettronica si concentrano invece sotto il cofano. Con una capacità di 27 kWh, queste batterie sono concepite per garantire un'autonomia di circa 135 km, più che sufficiente per soddisfare la maggior parte delle esigenze di mobilità urbana. Il piacere di guida in stile SEAT è assicurato anche con l'Altea XL Electric, 85 kW di potenza e 270 Nm di coppia consentono una dinamica straordinaria, mentre la velocità massima raggiunge i 135 km all'ora. Inoltre, un sofisticato sistema di recupero con effetto frenante regolabile ottimizza il consumo di energia. Quando l'Altea Electric è parcheggiata al sole, le celle fotovoltaiche sul tetto contribuiscono a ricaricare la batteria e a mantenere ventilato l'interno dell'autovettura. Strumenti completamente nuovi forniscono informazioni su potenza energetica, recupero e autonomia, garantendo uno stile di guida sostenibile. Un'app dedicata consente di controllare online numerose funzioni dell'Altea XL Electric Ecomotive. Ad esempio, l'impianto di climatizzazione può essere attivato da remoto attraverso il cellulare. Questo è di enorme aiuto poiché assicura che la preziosa energia della batteria venga usata nella propulsione dell'autovettura, visto che, in ultima analisi, anche l'impianto di climatizzazione viene alimentato a elettricità. Anche il ciclo di carica completo della batteria può essere controllato e programmato da remoto attraverso l'app dei telefonini, permettendo alla ricarica differita di approfittare delle ridotte tariffe notturne.